momento delicato come questo, dove tutti i giorni scoppiano degli scandali, sappiamo la situazione qual è la posizione dell'Italia dei Valori? Qual è la proposta? L'Italia dei Valori è convinta che prima, che non si può continuare sempre ad aspettare la magistratura. La politica deve prendere una precisa decisione, che è quella di mandare a casa persone che non sono degne di fare politica. In questo momento l'unica soluzione è quella di ritornare alle urne per mettere in condizione il Paese di avere un governo e un Parlamento che non abbiano questi conflitti di interesse, non abbiano questi coinvolgimenti in fatti giudiziari, perché ogni giorno il Parlamento è occupato da provvedimenti che interessano questa cricca e questa casta. In aula, settimana prossima, si discute di divieto di intercettazioni telefoniche, si discute di lodo Alfano costituzionale, riforma della Costituzione per bloccare anche questa una volta l'indagine contro i ministri. In questo modo, bloccando tutte le attività in materia di riforma economica, di tutela del lavoro, di occupazione, di rilancio dell'economia, di federalismo fiscale, cioè tutte quelle materie che interessano i cittadini sono bloccate perché questa casta e questa cricca che ha il governo al Parlamento impegna le istituzioni per risolvere i loro problemi e non quelli del Paese. E l'opposizione che fa? L'opposizione siamo noi e noi stiamo facendo opposizione dentro e fuori il Parlamento. Lo stiamo facendo con determinazione, invitando i cittadini a firmare questi referendum e a manifestare per mandare a casa questo governo, e ci auguriamo che altri partiti ci possano seguire, ma confidiamo molto che i cittadini diano all'Italia Valori questa forza necessaria per imporre un ricambio generazionale della politica. La sua fiducia da 1 a 100? Io vivo il pessimismo della ragione e l'ottimismo della speranza. Guardando le cose come stanno, davvero mi sembra di stare alla vigilia della porta della Bastiglia, perché la rivoluzione sociale, intesa come rivolta sociale, è alle porte. Nel mentre a Roma si discute e nei palazzi del potere si discute come salvarsi e come salvare i propri affari privati, la popolazione sta morendo. Nel senso che ci sono milioni di persone senza lavoro, giovani senza speranza, senza futuro, un ambiente e un territorio sempre più devastato, una criminalità organizzata che non si riesce mai a sconfiggere, soprattutto quella dei colletti bianchi. L'ottimismo della speranza è dovuto al fatto che c'è un solo modo per fermare tutto questo: non rinunciare a combattere e battersi per avere una classe dirigente migliore, ed è la ragione per cui noi attraverso il referendum e attraverso l'invocazione di nuove elezioni vogliamo cercare di cambiare le cose. Ultima domanda con una risposta breve: i rapporti all'interno dell'opposizione con voi? L'Italia dei Valori è convinta che bisogna prepararsi per tempo per arrivare in ora, e per questa ragione abbiamo chiesto e chiediamo formalmente, a fianco della richiesta formale di andare alle elezioni, che si costruisca un'alternativa al modello piduista e fascista del governo Berlusconi. È un'alternativa, la si può costruire intervenendo su tre binari: un programma, qual è il programma alternativo, una coalizione, quali sono i partiti o i raggruppamenti di interessi diffusi che ne vogliono far parte, tre, si riconoscono in quel programma, terzo, chi è il primus inter pares, cioè chi è il candidato leader che noi vogliamo individuare. Su queste tre questioni abbiamo chiesto anche al segretario del PD Bersani di avviarci da subito a trovare una soluzione, visto che ieri, intervistato in una televisione nazionale, ha detto all'occorrenza siamo pronti. Bene, una buona notizia, se ce lo fa sapere pure a noi chi sono gli altri della coalizione, qual è il programma che intende portare avanti e qual è il candidato premier, è una buona notizia. Per esempio, noi sappiamo che stiamo raccogliendo le firme sul dire no alle centrali nucleari, e sappiamo che nel Partito Democratico una settantina di parlamentari hanno firmato un documento in cui hanno detto che vogliono il nucleare, un'altra settantina che hanno firmato un documento che ha detto che non vogliono il nucleare. Bisogna decidersi nella vita, si fa il maschio e si fa la femmina, non è che si può fare tutte e due. Una battuta, per favore, una battuta, solo l'operatore mi manda a diavolo.
Berlusconi, si dice, se nei giornali sembra preoccupato di quello che sta succedendo, lei ci crede? Certamente che è preoccupato, come tutte le persone che hanno commesso qualche marachella, e per cui è preoccupato che lo scoprano. Il problema di fondo è che deve essere, sono preoccupati i cittadini di questo paese che hanno un Presidente del Consiglio che invece di pensare agli affari loro sta pensando a risolvere gli affari suoi. Credo che la cosa migliore che deve fare Berlusconi, quando dice, come ha detto, che vuole mettere fuori dal governo coloro che non si sono comportati bene, dovrebbe cominciare a guardarsi nello specchio e dire: qui, io che sono un corruttore di testimoni giudiziari, forse è meglio che vado fuori dal governo.